Stiamo parlando con Luisa Tatoli, director dell'agenzia Studio, con sede in Italia e a Londra. Benissimo, quindi può darci anche un po' una visione internazionale di come viene gestita, diciamo così, la comunicazione in Italia, all'estero, cosa si respira, cosa le sembra che siano le nuove tendenze. Le tendenze, diciamo, che si sono consolidate sono quelle di raccontarsi attraverso storie, raccontarsi attraverso evocazioni, emozioni. Nello storytelling, sì, diciamo. Generalmente uno storytelling, che non è necessariamente diciamo una storia che si dispiega senza interattività, insomma. La capacità del web è quella proprio di accogliere la possibilità di interagire con l'utente e di personalizzare in qualche modo la storia. Quindi sorprendere, mi viene da dire, è uno degli elementi fondamentali per toccare le corde dell'utente. Sì, la sorpresa può essere una chiave di lettura della progettazione, fondamentalmente, della comunicazione. Quindi si potrebbe partire dall'idea di far sì che ogni esperienza possa essere un'esperienza personalizzata, e quindi studiare tutta la struttura e l'organizzazione della comunicazione in base a questa possibilità. Quindi il web ce lo permette. Però mi parlava di pianificazione, quindi direi che il viaggio del messaggio inizia da una strategia di partenza. Sicuramente, è una strategia che tiene conto dei bisogni degli utenti, considera il target, perché ovviamente si parla a persone diverse a seconda di quello che si vuole dire, in modo diverso, e quindi va strutturata, diciamo, l'idea a monte, cercando di capire attraverso delle componenti chiave come arrivare, sì, certo, come dispiegarlo, come arrivare al messaggio finale. Cioè, e il cliente si affida a voi, come riuscite a fargli intravedere quello che voi da professionisti avete già immaginato possa essere la soluzione per voi? Ma una tecnica che abbiamo usato recentemente, che diciamo anche a noi come gruppo di lavoro ha dato grossi risultati, è quello proprio di partire dal considerare l'idea validabile da un ipotetico utente. Quindi si costruiscono delle figure, diciamo, immaginarie, che però in qualche modo impersonano quella che potrebbe essere l'utente finale. Sì, attraverso, diciamo, la reazione che ha l'utente rispetto alle cose, si capisce quali sono i bisogni, quali sono le esigenze, quali sono gli obiettivi, per cui si riesce a capire sin da subito quali potrebbero essere delle soluzioni che si possono, certo, o anche magari dei punti critici, perché purtroppo spesso in comunicazione si possono fare anche degli errori. Quali sono gli errori che secondo lei sono più possibili? Assumere che gli utenti abbiano bisogno delle nostre idee, e non lo pensino come noi. Cioè, va bene, la ringrazio. Grazie.